Ripartiamo da qui con Eugenio Sartorelli in collegamento con noi, investimentivincenti.it. Lagarde e la sua dichiarazione, vincente? Come il tuo sito? Vincente, probabilmente per lei è vincente, ma secondo me, voglio vedere la minute delle ore 13, secondo me la Lagarde, se l'inflazione non scende, rischia il posto. Perché il suo mandato è il controllo dell'inflazione, non è un controllo dell'economia, non è un controllo della disoccupazione, ha un solo mandato fondamentale BCE, il controllo dell'inflazione. E se non lo fa, hai fallito. Almeno che non mi cambi il mandato, ma visto che il suo mandato è quello, io spero, non per lei, perché tanto lei cade sempre in piedi, io spero per tutti noi che abbia ragione, spero. Devo dire che però rimane un mistero come i prezzi alla produzione della Germania sono, meglio ripeterlo, 24,2%, il dato più alto, anzi ve lo faccio vedere, è il dato più alto della storia da quando vengono riportati i dati questi dati, quindi gli anni 50 ci sono i dati. Adesso metto in condivisione lo schermo. Quindi, si torna indietro fino al dopoguerra, perfetto. Sì, negli anni 50 abbiamo avuto un'inflazione, allora la linea nera, la linea a puntini neri, così capite poi dove voglio arrivare, la linea a puntini neri è i prezzi della produzione, scala di destra. La linea color celeste è l'inflazione, scala di sinistra. Ora, vedete che comunque c'è più o meno una proporzione tra la linea nera e la linea celeste, una proporzione tenendo conto delle rispettive scale che sono circa 1 a 2. Ecco, dov'è che sballa completamente? Adesso, cioè abbiamo un'inflazione in Germania alla produzione 24 e i prezzi al consumo 5,2. Ma qui c'è qualcosa che non quadra. Io non sono un dietrologo, ma o non calcolano bene i dati, oppure un mistero come tutte queste aziende si tengono in pancia l'inflazione e non la passano al consumo, oppure ci sono a ritardo. Però come vedete, questo grafico è inequivocabile, su questo grafico non si vede un gran ritardo dalla linea nera e la linea celeste, cioè dalla produzione al consumo è causa automatico. Forse qua, guarda, negli anni, fine anni 80, quello che sto facendo vedere, forse lì non è così, ma per il resto i picchi sono quasi tutti uguali. Tranne adesso. Beh, è la stretta, Eugenio, provo a inserirmi e poi ti ricevo la parola, è un po' la stretta attualità che stiamo osservando proprio in questi giorni, insomma, le imprese, qui parliamo dell'indice dei prezzi alla produzione in Germania, parliamo in generale Unione Europea con esempi italiani, le imprese che a fronte di una bolletta di gas, del prezzo dell'energia, insomma, dei costi talmente alti che non possono neanche rivalersi e scaricare sul prezzo finale. Un po' perché evidentemente è quello che sta accadendo, un po' perché poi ci sono tante aziende che stanno a metà, cioè che non vendono al consumatore finale ma vendono ad altre aziende che a loro volta trasformano e poi immettono sul mercato il proprio prodotto, insomma, e questo determina una scelta che sta diventando sempre più diffusa, che si interrompe la produzione, cassa integrazione e si aspetta, perché se si rimane invece in una normale situazione di produzione si va fortemente in perdita, che è poi quello che dicevi tu, più 24 l'inflazione alla produzione, più 5 l'inflazione finale, qualcosa non quadra. No, non quadra, ma vi dico quello che stai dicendo tu, ve lo dico in un altro modo. Sì. Se io produco meno, perché non mi conviene produrre, secondo voi i prezzi di quel bene cosa fanno? Aumentano o diminuiscono? Le auto, non ci sono auto, andate al concessionario a vedere se vi fanno lo sconto su un'auto nuova, oppure su altre cose del legname, non si trova legname, che molto nella costruzione, non si fa fatica a trovare il legname, ma lo stesso IKEA piuttosto che i produttori di mobili hanno un grosso problema di approvvigionamento, quindi su alcuni prodotti o mi paghi di più o niente, questa è inflazione, non si chiama in un altro modo, non solo, è un'inflazione da carenza di offerta, che è una cosa tragica, perché se questa cosa avviene sui beni di prima necessità, cosa che non credo, non voglio far terrorismo, cosa che non credo accadrà, ma se avviene sui beni di prima necessità, e allora sono dolori, allora sì veramente è come la Repubblica del Weimar, quella degli anni 20, dove mancava in città, non avevano da mangiare,
perché i contadini, visto che c'era l'iperinflazione, non si fidavano a vendergli le uova, il grano, i prodotti, i polli, pane, certo, e così via. Non si fidavano perché dicevano, qual è l'inflazione, qual è il prezzo vero? E allora non ti vendo niente, non ti mando niente, perché non riesco a fare un prezzo. Quindi c'è stato questo periodo, ci sono dei libri bellissimi che parlano di questa cosa, in cui i ricchi per quei due anni dell'iperinflazione tedesca, i ricchi era chi produceva i beni di prima necessità, e i poveri erano quelli che vivevano in città, che non avevano neanche un orto, non avevano neanche lo spazio per fare un orto per coltivare. E quindi c'era veramente fame, difficoltà. Ecco perché voglio vedere la minute, perché della BCE e dell'ultima riunione. Perché in Germania sta cosa non accadrà ancora così, non è possibile che accadrà una cosa così. Però ce l'hanno lì nella testa questa cosa, perché i nonni gliel'hanno raccontata ai figli e i nipoti e pronipoti sta roba. Quindi non ci vogliono ricadere. Ecco perché la Lagarde sta veramente andando su una china molto scivolosa se l'inflazione non scende. E c'è un'altra cosa che lei non può governare. Ci sono due cose che non può governare. Non può governare, prima, la bilancia dei pagamenti europea, che non sempre è positiva, alle volte negativa. Quando io sono importatore netto, non riesco a governare tanto bene l'inflazione. Seconda cosa, la politica. Se al Parlamento europeo decidono di fare il muso duro su richiesta degli Stati Uniti nei confronti della Russia, secondo voi il prezzo del gas aumenta o diminuisce? Cosa fa il prezzo del gas? Poi certo non ci sarà più riscaldamento, benissimo, ci sarà comunque quello per l'energia elettrica e fino a quando non interviene un po' più di energia solare, perché l'energia solare purtroppo ha una forte stagionalità e comunque non va a coprire tutto quello che ancora sta facendo il gas. Fino ad aprile e maggio, secondo voi, i prezzi dell'energia aumentano o diminuiscono? E questa non è una scelta che può fare la Lagarde, la fanno i politici, è cosa, certo, che lei non può fare. Quindi secondo me veramente sta dicendo delle cose molto rischiose, azzardate, e spero che abbia ragione, ma ripeto, fa delle affermazioni dove non ha tutte le carte per poterle fare. D'altra parte le stime della BCE, insomma l'ultimo consiglio direttivo, andavano esattamente in questa direzione, cioè 2023-2024 inflazione già sotto al 2%, non sta facendo altro che confermare quella direzione, diciamo così. Peraltro Eugenio accennava a un appuntamento importante di cui parleremo ovviamente alla ripresa della diretta 14:30, cioè la pubblicazione delle minute, cioè la documentazione, insomma, i verbali della BCE dell'ultimo consiglio direttivo, e che spiegheranno ulteriormente i motivi delle ultime decisioni, dell'ultimo, diciamo, aggiornamento di politica monetaria, mentre invece Eugenio faceva l'esempio del concessionario di automobili. Provate a chiedere se vi fanno lo sconto, non è che vi fanno lo sconto perché siete simpatici, perché nella dinamica, insomma, dell'acquisto di un'auto nuova soprattutto viene sempre inserita una sorta di sconto da parte loro. Poi c'è da capire se in realtà è tutta una tattica per far sembrare, insomma, che ti stiano abbassando il prezzo oppure no, però di solito che un po' di sconto arriva sempre nel calcolo finale. Adesso è probabile, insomma, per chi voglia comprare un'auto nuova, che questo sconto sia, diciamo, meno evidente, meno forte rispetto alla media magari degli ultimi anni. Tornando a noi, Eugenio, notavamo come sulla la dichiarazione della Lagarde questa mattina i mercati, che avevano iniziato moderatamente positivi, sono scesi moderatamente negativi, eccezion fatta per il MIB, che ha diverse situazioni particolari in divenire. Vedi Telecom Italia, adesso vedo che è FinecoBank la più forte a più 1,4, ma Telecom, insomma, è in guadagno dall'inizio della seduta. C'è un altro, diciamo, asset che si sta muovendo e che si è mosso in maniera diciamo decisa dopo l'uscita del presidente dell'Eurotower, e cioè il Bund, che come sappiamo è a molto ridosso della parità per quanto riguarda il rendimento. Sì, l'intorno, però guardate, vi sto facendo vedere il grafico, la dichiarazione della Lagarde credo sia stata poco prima intorno alle 9:30. Sì. E dalle 8, guardate, dalle 8 il Bund continua a salire, ma in maniera rettilinea. Poco prima, 8:30, 8:40 la dichiarazione. Ah, prima delle 9, perfetto. Io avevo visto l'uscita alle 9:50, la dichiarazione, ma di solito sono almeno di mezz'ora prima. Okay. Quindi ecco, guardate il Bund, quindi evidentemente lei mentre parlava sapeva già che c'erano i suoi addetti che compravano man bassa. È normale questo, perché la BCE deve comprare un tot di bond tedeschi, un po' di bond francesi e così via ogni mese,
È chiaro che quando lo fa una giornata... Che time frame è questo? 15. Quindi M qui, ok. Sì, sì, queste sono le ore 8 di stamattina, quando più o meno apre il mercato realmente, perché la notte, cioè, i volumi sono ridicoli, dalle 8 il mercato comincia a entrare a regime. E da qui è una linea retta, e non si, e probabilmente non è ancora finita. Potrebbe anche in giornata arrivare a 170 e anche superarlo. Sulla base di che cosa? È che se la BCE oggi è la giornata di acquisto, spazzano tutti i book. Ovviamente la BCE non va su questo mercato, non va sul future. Ci sono gli hedge fund che poi si edgiano, cioè cercano di sul differenziale tra il sottostante, cioè il bond, e il future, hanno un piccolo edge e hanno dei piccoli utili. Però questo porta a far sì che il future bond segua quasi perfettamente l'andamento dei prezzi dei bond, quindi prezzi in salita, rendimenti in discesa. Questo è l'unico che ha ascoltato la Lagarde, perché i mercati azionari, come dicevi tu, per un mistero, una cosa a me poco nota, ma non lo so, in intraday i mercati possono anche fare il contrario, quando mi dice non alzo i tassi, rimango su questa politica, io mi sarei aspettato una continuazione del rialzo dalle 8 in poi, e invece il mercato corre, questo è l'Eurostock sempre 15-20, e invece è corretto. E ci sono dei misteri, come mistero è l'euro-dollaro. L'euro-dollaro è un mistero per me. Perché è un mistero? Allora, la Fed aumenta i tassi, sì. La BCE no, i bond americani rendono di più, sì. Quelli europei meno. E quindi tutto questo dovrebbe portare verso il dollaro, a comprare bond americani. L'unica cosa è che fino a poco fa, solo dall'inizio gennaio, c'è un po' di forza relativa superiore dell'azionario europeo rispetto a quello americano, il che vuol dire che magari un po' di denaro dall'America si sposta all'Europa, ma quello che fa il grosso sono i bond. Aggiungo, l'economia americana va un po' meglio di quella europea come crescita, e anche quello dovrebbe essere incorporato nel cambio. Quindi 3 cose su 4 sono a favore di un dollaro forte, non di un dollaro debole. E invece cosa ha fatto il dollaro? Chiaramente ha rotto il canale laterale che si portava da fine novembre, e l'ha rotto al rialzo. Poi ha deciso di tornare indietro, però la rottura c'è stata proprio su queste cose, sul fatto che la Fed aumenta i tassi e doveva fare esattamente l'opposto. Questo a ricordarci che non ci sono teoremi e teorie perfette sui mercati. Ci sono situazioni che possono essere anche il contrario di quello che per le ultime 10 volte ha fatto. Per 10 volte ha fatto così, ecco, l'11ª invece fa esattamente l'opposto. E questi sono i mercati. Quindi mi raccomando a tutti i trader in ascolto, non pensate che c'è il metodo certo, il metodo sicuro, qualcosa che funzionerà sempre. No, i mercati hanno sempre un tasso di imprevedibilità, e qui sull'euro dollaro è clamoroso, secondo me. Lo dico anche con un certo nervosismo, perché io mi aspettavo una correzione dell'euro dollaro per entrare al rialzo. Quel breakout al rialzo mi ha tolto l'opportunità di entrare come volevo io, quindi non sono entrato sul breakout perché non ci credevo. E invece adesso vediamo. Vedremo dopo, esattamente fra una settimana, no, il 26, vedremo dopo che la Fed avrà dichiarato esattamente quando aumenterà i tassi e di quanto li aumenterà, che sia 0,25, se l'euro dollaro continuerà in questa direzione. Va detto che faccio vedere il dollar index. Sì. Il dollar index, che dal punto di vista intermarket è molto importante, va detto che il dollar index comunque, cioè, viene da un rialzo che è partito a maggio del 2021. Quindi forse anche in qualche modo la Fed, io adesso non so con quali strumenti, la Fed, o meglio gli amici della Fed, forse in qualche modo hanno cercato di limitare la forza del dollar index. Ricordo che il dollar index per circa il 60% pesa l'euro dollaro, poi gli altri scambi legati agli scambi commerciali con il dollaro, cioè con gli Stati Uniti. Quindi potrebbe essere anche leggermente quello. Però ecco, il dollaro dovrebbe, per le scelte che sta facendo la Fed, è più probabile che rimanga forte il dollaro, non si indebolisca. Il che, e qui torniamo al punto di partenza, cioè l'inflazione, il che alla nostra inflazione non fa bene all'inflazione europea, che miracolosamente rimane al 5% col 7% quella americana. Perché noi le materie prime le paghiamo in dollari. Certo. Il dollaro è forte e noi le materie prime le paghiamo ancora di più. Questa è un'ulteriore cosa che mi stupisce di questa
di questo fortissimo disallineamento tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo europei. È un disallineamento che veramente faccio fatica a giustificare. Se ti voglio sentire anche sul Bitcoin, Eugenio, poi magari ti chiedo per chiudere una piccola analisi ciclica, così vediamo quanto risk off ti sembra di, diciamo, subodorare sui mercati. Però andrei sul Bitcoin e sui suoi 42.000, non so, secondo te sono i miners kazaki che siccome sono privi dell'elettricità, dell'energia che avrebbero di cui avevano bisogno per estrarre Bitcoin a contribuire a questa piccolo coma farmacologico, mi permetto di chiamarlo così, sulla cripto di riferimento? Scusate, sicuramente un piccolo impatto c'è stato su questo ribasso qui, il ribasso di inizio anno, il Kazakistan ha pesato, però il Kazakistan è pieno di prodotti per proprio due energia, cioè di prodotti petroliferi soprattutto, quindi uno. Secondo, qualche denigratore delle cripto ha detto ma utilizzano le miniere a carbone, cioè il carbone, ma come cavolo fa a sapere se il Bitcoin lo vai a utilizzare l'energia di quello a carbone? Cioè veramente non te lo vengo certo a dire. No, perché cioè, come fai a saperlo? Vuoi proprio denigrare sapendo che lo stai facendo, cioè uno che ha un minimo di cognizione. E purtroppo questa cosa l'ho vista su una rete Rai. Questa dichiarazione l'ho vista su una rete Rai e la cosa mi ha dato molto fastidio. Dichiarazione che non puoi fare, almeno che non hai relazioni col ministero dell'energia del Kazakistan, che ti dà tutti questi dati. Cosa molto difficile. Magari in quel senso provo a immaginare, avrà pensato che in Kazakistan prima della crisi energetica veniva impiegato soprattutto carbone, dove il costo dell'energia magari è più basso, insomma, rispetto magari ad altri luoghi. Il problema è che poi c'è stata la sommossa per il rialzo, perché l'inflazione comunque pesa anche sul Kazakistan, e questo spiega l'ipotetica nuova grande migrazione dei miners dal Kazakistan al Texas, al Wyoming, vallo a sapere. Ma anche la Russia. La Russia. Anche la stessa Russia. Comunque no, gli Stati Uniti ovviamente, cioè, alla fine un miners cosa fa? Va in uno stato dove, al di là del costo più basso, che non è così negli Stati Uniti, non è più basso negli Stati Uniti, però ci sono degli Stati Uniti dove l'energia costa meno che in altri stati. Però hai uno stato stabile. Hai uno stato che dice, chiaro, ok, queste sono le mie regole e non cambia più. La cosa del Kazakistan ci ricorda il vero problema dell'inflazione, perché noi ormai viviamo in un'era felice in un certo modo, perché i governi e le banche centrali hanno in qualche modo imparato a imbrogliare l'inflazione. Però vedete che nei paesi meno sviluppati come il Kazakistan, quando l'inflazione sale, cioè c'è gente che fa fatica a mangiare, c'è gente che fa fatica a riscaldarsi, fa fatica, non ci riesce proprio. E quando da noi, anche da noi succede, ma può essere 2, 3, 4% della popolazione, là succede col 15, 20, 30%, quando uno è disperato va in piazza. Ecco perché l'inflazione, quando è elevata, è molto grave, perché crea un forte malcontento e può creare disordini sociali. Non è quello che sta succedendo in Europa, ma se andasse fuori controllo, cosa che non credo accadrà, lo ripeto, se andasse fuori controllo l'inflazione, ricordiamoci che il Kazakistan ci ricorda cosa succede. La gente va in piazza, ma giustamente, perché chiede al governo e dice, ma scusami, come faccio? Come faccio a pagarmi il cibo? Come faccio a pagarmi il riscaldamento? Come faccio? E quindi, ecco, ricordiamoci che ecco perché il primo mandato della BCE è il controllo dell'inflazione. Perché controllo dell'inflazione vuol dire controllo anche della stabilità politica economica. Questo è. Tornando al Bitcoin, comunque, perché eravamo partiti da lì, sì, avevo divagato, e ecco, 40.000 rimane un livello fondamentale, la tenuta di 40.000. Io credo che si attenda qualche news positiva, cioè, non so se uscirà, però credo che il mercato resterà lì agonizzante, diciamo, tra 40.000 e 45.000, fino a fine mese, se non oltre, cioè rimarrà in un trading range. Fino a che non arriva qualche notizia, qualche market mover. Speriamo più facilmente positiva, che è più probabile, che porti poi a una nuova spinta. Non necessariamente una notizia sul Bitcoin, non necessariamente, certo. Potrebbe essere anche su Ethereum 2.0, su
sulla famosa release a pezzi che deve essere fatta sulla nuova blockchain che passa dalla proof of work alla proof of stake. Potrebbe essere quello. Sul metaverso, onestamente, mi pare che si sta parlando tanto e anche un po' a sproposito, cioè ormai sembra che il metaverso sia una cosa, mi sembra come la cosa di Second Life. Quando è arrivata Second Life, tutti a investire. Ecco, credo che il metaverso non è molto, non è tanto differente. Cioè, tutti vedono delle grandi opportunità, ci saranno, ma saranno. Adesso c'è un po' troppo entusiasmo su questo metaverso, ecco, diciamolo così. Però detto questo, c'è qualcosa che si sta aspettando. E anche per Ethereum, visto che ci siamo, Ethereum a 3.000 come livello molto importante. E sotto 3.000 anche Ethereum, come sotto 40.000, il Bitcoin potrebbe avere un'accelerazione ribassista. Ma se non esce qualche notizia negativa, io credo che anche Ethereum rimarrà lì in attesa di notizie. E vedremo quali notizie, e soprattutto se saranno positive. Io penso di sì, e quindi credo che appena uscirà una buona notizia il mercato ritornerà a riprendersi. Non dico che ritornerà sui massimi precedenti, quindi 4.008 per Ethereum e cos'era 68.000 per il Bitcoin, lì ci vorrà molto di più, però che si ritorni sopra 50.000 per il Bitcoin e che si ritorni verso 4.000 per Ethereum è assolutamente, ci può stare. E allora seguite Eugenio su investimentivincenti.it. Io ringrazio Eugenio Sartorelli per essere stato qui con noi. Non abbiamo tempo per chiudere con l'analisi ciclica sul risk off perché abbiamo, diciamo, i tempi stretti, ma lo faremo ovviamente la prossima volta. Eugenio, grazie. Ricordo, ancora, posso solo una cosa velocemente? Ho pubblicato per il 14° anno il libro Analisi, Previsione e Strategie per l'anno in corso. È il 14° anno che lo faccio. Se andate sul mio sito si può acquistare in PDF, dove si parla di analisi non solo tecnica, statistica o quantitativa, ma di portafogli in ETF, commodities e così via, si parla di tutto e anche criptovalute. 14° edizione. Su investimentivincenti.it c'è tutto? C'è tutto. Perfetto, e allora grazie e insomma complimenti per la ripubblicazione del libro. Alla prossima e buona giornata. Grazie.